Il Museo del Risorgimento ha sede a Palazzo Morigia in via Borgo Nuovo, conosciuta anche come Contrada dei Nobili per la presenza di molte importanti dimore 6-700esche. Il palazzo fu progettato nel 1775 da Giuseppe Piermarini, che ha lasciato una notevole impronta a Milano. Venne incaricato dal marchese Giovan Battista Morigia e in epoca napoleonica divenne sede del Ministero degli Esteri e poi del Ministero della Guerra. Ancora in seguito fu residenza della famiglia De Marchi che poi la donò al comune per destinarlo appunto a una sede museale. La prima parte della collezione contenuta oggi nel Museo del Risorgimento risale alla fine dell'Ottocento, tra l'83 e l'84, quando una commissione composta dall'allora sindaco di Milano Negri e altri importanti personalità di Milano ottennero l'incarico di raccogliere documenti e cimeli per una esposizione temporanea al Padiglione del Risorgimento di Torino. Alla fine questi cimeli tornarono a Milano e vennero raccolti prima al Castello Sforzesco, poi in un'altra collocazione a Porta Venezia, per poi essere sistemati nell'attuale sede dal 1951. Rio de Janeiro Blue. Il corso espositivo si snoda in 14 sale che raccontano attraverso dipinti, stampe, sculture, cimeli, le vicende italiane dal periodo napoleonico fino alla proclamazione di Roma capitale, quindi circa 70 anni di storia in cui Milano fu protagonista importante. E vide appunto la presenza di Napoleone, che proprio a Milano fu incoronato re d'Italia, per poi partecipare a tutte le attività che vedono il nostro paese coinvolto nelle tre guerre di indipendenza che portarono appunto alla conquista e, dell'indipendenza stessa e alla proclamazione del regno. È molto interessante, i ragazzi sono stati molto coinvolti e si sono soffermati su tutte le particolarità raccolte in questo museo, poco noto ma davvero da visitare.